Buongiorno amici di Popolo Giallorosso, come vedete alle mie spalle c'è il campo che ospita la squadra, il ritiro della Roma. Questa mattina si è svolta la sessione mattutina agli ordini del mister Rudy Garcia. Noi siamo andati a sentire quali sono le impressioni dei tifosi giallorossi presenti qui al ritiro. E poi in ritiro a guardare la Roma, veniamo da Stoccarda, purtroppo abitiamo in Germania e per noi è un onore. Una bellissima, sono 3 giorni che siamo qua, bellissima esperienza, e secondo noi, diciamo, la Roma si dovrebbe comprare qualche centrocampista e come attaccante eventualmente fosse bene se arrivasse Gelco. Un bel ritiro, è organizzato bene per i tifosi, poi stiamo abbastanza a contatto con la squadra, e disponibili i giocatori, autografi, insomma foto. Anche il fan club, il village è organizzato bene, quindi un buon ritiro. Secondo te? Secondo me il ritiro è buono, molto buono per i tifosi, perché comunque c'è il contatto dell'anno scorso almeno. E per quanto riguarda la squadra la vedo molto meglio, si respira aria buona. Quanto riguarda il mercato, quali sono i reparti dove la Roma si deve rinforzare maggiormente? Reparto da sempre l'attacco, secondo almeno la mia opinione, un buon attaccante, e terzino fascia sinistra più che altro, perché insomma a destra abbiamo una buona scelta, e insomma attacco e terzini, centrocampo, poi insomma diciamo che secondo me è il migliore del campionato italiano quello della Roma, quindi. Sì, i giocatori più o meno i ruoli da coprire sono gli stessi, l'attaccante deve essere un attaccante da 20 gol, uno che ti fa vincere il campionato, e forse magari un portiere, perché De Santis non è proprio affidabile al 100%, forse ci manca anche quello. Un bel ritiro questo, eh. Non si può dire niente di male, perché cioè, i preparatori mi sembrano abbastanza bravi, poi beh, mi sto divertendo, posso dire. Per me è la stessa cosa, per quello che ha detto mio cugino, e penso, e mi sto divertendo molto a vedere questo ritiro della Roma. Per quanto riguarda invece il mercato, quali sono le zone dove la Roma si deve rinforzare di più e quale giocatore vorreste vedere in maglia giallorossa? Secondo me attacco e portiere, perché sulla porta si è, dopo il prestito di Skorupski all'Empoli, e in attacco c'è molto, perché destro dovrebbe andarsene come Gervinho, quindi penso che in attacco e in porta mi piacerebbe vedere il giovane Sobi, e invece in attacco Dzeko. È la stessa cosa anche per me, perché sono due grandi giocatori che hanno abbastanza esperienza per giocare in questa squadra. L'allenamento di questa mattina si è svolta presso la sala stampa del centro Pineta di Pinzolo, la conferenza stampa di Juan Manuel Iturbe. Potete leggere le sue parole sul nostro portale www.carlozampa.it. Non ci resta che salutarvi e invitarvi a seguire il ritiro giallorosso su www.carlozampa.it nella sezione Ogni maledetto ritiro. Da Pinzolo è tutto, per Popolo Giallorosso, Andrea Fagnano.